commentari su Accademia Surgical Team dal vostro amichevole senologo di quartiere. Oggi un altro video clinico di senologia in cui andremo a parlare della mastopatia fibrocistica, ovvero di una delle condizioni più frequenti in assoluto, soprattutto in età giovane, quindi dai 20 ai 30 anni. Innanzitutto, che cos'è la mastopatia fibrocistica? In realtà non è una vera e propria patologia, ma è una condizione semifisiologica, caratterizzata da cambiamenti strutturali della ghiandola mammaria che possono portare alla comparsa di noduli e cisti bilaterali e aree di fibrosi, quindi un sovvertimento strutturale dell'architettura della ghiandola mammaria. È una condizione molto frequente tra i 15 e i 30 anni e in misura minore dai 30 ai 50 anni ed è la causa più frequente della comparsa di cisti e noduli mammari palpabili che possono creare allarme. Come si manifesta la mastopatia fibrocistica? Si presenta comunemente con una triade sintomatologica, quindi con tre sintomi e segni caratteristici, ovvero la comparsa di secrezioni dal capezzolo, che possono essere giallastre, biancastre, reumatiche, la comparsa di dolore mammario ciclico, quindi mastopnia ciclica, e la comparsa di noduli mammari palpabili. Da cosa è causata la mastopatia fibrocistica? Da studi clinici effettuati negli ultimi anni sembra che sia causata da uno squilibrio ormonale con dominanza estrogenica, quindi ad aumento degli ormoni estrogeni, cosa che porta ad una proliferazione disordinata sia della componente ghiandolare, quindi della ghiandola vera e propria, che della componente stromale, ovvero dell'impalcatura che sorregge la ghiandola stessa. Questa proliferazione disordinata porta proprio alla comparsa di noduli, cisti oppure aree di fibrosi. Detto ciò, che controlli occorre fare? Il gold standard della diagnostica della mastopatia fibrocistica, quindi la cosa principale da fare, è il cosiddetto triplo test, caratterizzato dalla visita senologica, l'ecografia della mammella e in alcuni casi dall'esame citoistologico, ovvero biopsia o esame citologico. Infatti la visita senologica sarà fondamentale per fare un esame obiettivo e per capire i fattori di rischio, l'ecografia mammaria sarà fondamentale per capire l'architettura della ghiandola e se sono presenti noduli e cisti e quanto sono grandi, e in caso di sospetto diagnostico oppure nelle cisti più grandi, l'esame citoistologico ci permetterà di avere informazioni ancora più precise su questi noduli o queste cisti. E in alcuni casi l'esame citologico avrà una valenza terapeutica, perché per esempio potrà essere utile per aspirare le cisti mammarie di grandi dimensioni che possono portare dolore. A proposito di trattamento, come si cura la mastopatia fibrocistica? Nella maggior parte dei casi non si cura, quindi sarà sufficiente uno stretto follow up clinico e strumentale, quindi controlli regolari ogni 6 mesi o ogni 12 mesi con esame obiettivo ed ecografia mammaria. In alcuni casi può essere necessario un trattamento vero e proprio che potremo distinguere in trattamento dei sintomi, quindi banalmente del dolore, e trattamento delle cause di base. La terapia sintomatologica ha l'obiettivo di ridurre principalmente il dolore mammario e quindi andremo a utilizzare farmaci da banco come gli antinfiammatori non steroidei come l'ibuprofene o il paracetamolo sia per bocca sia localmente come per esempio il diclofenac gel associati in alcuni casi a degli integratori naturali come la boswellia o la bromelina che hanno un effetto antiedemigeno. La terapia causale invece mira a due cose, da un lato a ristabilire il corretto equilibrio ormonale e dall'altro a rimuovere chirurgicamente oppure in maniera interventistica i noduli o le cisti di più grandi dimensioni. Il trattamento ormonale sarà discusso anche con altre figure come il ginecologo perché prevede farmaci molto delicati che possono dare vari effetti collaterali come i progestinici o il danazolo. Può essere utile in molti casi un trattamento con fitoterapici, principalmente il mioinositolo, mentre il trattamento chirurgico comprende la risezione chirurgica dei fibroadenomi più grandi, ovvero dei noduli solidi. E su questo vi rimando al video che abbiamo fatto qualche tempo fa. Invece il trattamento interventistico radiologico prevede l'aspirazione per via ecoguidata delle cisti mammarie più grandi e più dolorose. E per quanto riguarda la mastopatia fibrocistica è tutto. Per concludere vi raccomando di eseguire l'autopalpazione regolarmente perché aiuta a prendere confidenza con l'architettura del proprio seno e a sottoporsi a regolari controlli clinici e strumentali, quindi ad avere un senologo di fiducia dal quale andare a seconda dei casi ogni 6, 12 o 18 mesi. E infine affidare la salute del proprio seno a un senologo esperto che abbia una comprovata esperienza in materia. Quindi per oggi è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!